Ammodernamento tecnologico e sostenibilità ambientale sono questi gli obiettivi del progetto di rinnovamento del depuratore di Casolino, un progetto da 14 milioni di euro finanziato con i fondi del PNRR, avviato nel luglio 2021 e suddiviso in tre step. A Casolino avevamo già un impianto importante che serviva bene la città di Arezzo, che svolgeva bene il suo lavoro. Abbiamo sfruttato l'opportunità offertaci dal PNRR per incrementare la qualità del servizio di depurazione fatto da questi impianti, con un incremento dell'essiccamento dei fanghi che chiaramente riduce la quantità di residui prodotti dalla depurazione per un successivo migliore smaltimento. E all'interno di questo delle stazioni di economia circolare, ovvero delle stazioni dedicate alla produzione di biogas dai fanghi di depurazione, biogas che servirà poi a sua volta per poter alimentare e scaldare alcune sezioni dell'impianto. Sarà realizzato anche un nuovo impianto di essiccamento dei fanghi proprio per ridurre ancora di più la produzione di questo materiale. Quindi a fine lavori la città di Arezzo, ma non solo, tutto il territorio della provincia avrà una stazione di vera e propria economia circolare con il recupero di materia. Il contributo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato ottenuto in virtù della valenza ambientale del progetto, che al suo completamento consentirà di incrementare la produzione di biogas del 70%, di ridurre i consumi energetici del 20%, i quantitativi di fanghi prodotti del 66%, l'energia termica del 30% ed infine un'accurata e radicale riduzione delle emissioni odorigene. Si parla molto di efficientamento energetico, di rinnovabili, che sono sicuramente trainanti per la transizione ecologica del nostro paese, ma anche la gestione sostenibile dell'acqua rientra in questo scenario. E gli impianti di depurazione sono ovviamente quel tipo di impianti che bisogna efficientare, che possono diventare e devono diventare un luogo produttivo.